Siamo online, siamo a... Eccoci. Chi è Salvatore Sant'Angelo? Se non lo conoscete, nulla di nuovo, io sono quello famoso in questo duo e do inizio alla rubrica Massimi Esperti. Questa volta c'è Salvatore Sant'Angelo e ci sarà per tanti altri appuntamenti, anche se la telecamera scavalla, quello rimane sempre bene. E lui è un massimo esperto di geopolitica. Abbiamo qui due libri che ha scritto e troverà in libreria: Babel sulla globalizzazione, Gerussia, una riflessione a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Allora, si deve parlare di geopolitica sempre di più perché è ovvio che i media di massa facciano un'operazione di semplificazione e soprattutto che seguono gli argomenti che sono più in voga in quel momento, mentre quando ci si ha a disposizione un esperto delle questioni geopolitiche si possono approfondire anche quegli argomenti che non sono molto trattati, che sono di nicchia o che passano un pochino in sordina. Come ad esempio le immense manifestazioni popolari in Iraq e in Libano, cioè che sono esattamente speculari a quello che sta accadendo in Cile, cioè come se ci fosse una rivolta globale trasversale a quelli che erano gli schieramenti di ieri. Infatti sia il Libano che l'Iraq sono paesi che potremmo definire e inserire nell'orbita sciita, ma oggi tutte le masse popolari sunnite, sciite, agnostici manifestano su una piattaforma basata sul riformismo, la lotta alla corruzione, il contrasto alla povertà. Quindi è veramente un peccato che i media non si interessano di questo, non prestino la giusta attenzione verso questi temi, questi argomenti che invece possono avere un impatto anche sulle nostre vite e sul nostro futuro. Ovviamente noi sappiamo che l'informazione oggi ragiona in un determinato modo, cioè prende quello che è il dibattito nel pubblico, tra gli utenti, tra i lettori, e cerca di insistere fin quando non si esaurisce l'argomento su quella cosa lì. Noi qua con questa rubrica cercheremo di fare un'operazione un pochino diversa. Ci prepariamo, diciamo, preparerò io gli utenti ad alcune chiacchierate. E noi secondo me potremmo proprio iniziare da una discussione su media e geopolitica, nel senso di come trattano secondo te, questa è la prima domanda, come trattano secondo te i media la geopolitica, e ovviamente c'è qualche consiglio per magari districarsi nel panorama geopolitico a livello di... Te la faccio io una domanda. Vai. Cioè, che cosa intendi per geopolitica? Un'analisi che non si basa su strumenti emotivi, ma su strumenti proprio d'analisi scientifica. Sì, e perché non relazioni internazionali, geografia politica? Geografia politica, politica internazionale. Perché geopolitica? Cioè, perché questo termine ha così tanta fortuna secondo te? La fortuna del termine non so da cosa derivi, sinceramente. Penso che sia, per quanto mi riguarda, penso che mi fa pensare al fatto che non stiamo parlando più di politica interna, di politica di uno Stato, ma delle relazioni che hanno i popoli, sì, allora, gli Stati, diciamo, con... che è interessante, mi sono stati scritti anche diversi saggi accademici su questo tema, perché questa parola geopolitica è stata praticamente bandita dal dibattito pubblico fino al 1989, cioè fino alla caduta del muro di Berlino, perché questo termine nasce in alcuni ambienti che definire politicamente scorretti è... diciamo, è un eufemismo. Sì, perché fondamentalmente nasce nei paesi nordici, in Scandinavia, poi per avere uno sviluppo molto importante in Germania, a Monaco, nella scuola di geopolitica del generale Ossofer, e quindi, diciamo, essendo tutto questo accaduto negli anni 30, ha avuto certamente un riverbero con il quadro politico istituzionale della Germania di quegli anni. E ha avuto come contraltare una visione negli Stati Uniti di un altro importante, altri due fondamentalmente importanti teorici della geopolitica, uno inglese e un altro americano, Mackinder e Mahan. Perché questo? Perché la tesi fondamentale è uno scontro tra la terra, il grande blocco eurasiatico, e le vie del mare, quindi diciamo gli imperi che loro chiamano talassocratici, utilizzando una parola greca, zalat. Mare, no? Cioè, il famoso verso di Xenofonte, quando arrivano al mare. Da cui è ispirato i guerrieri della notte, non so se sai. I guerrieri della notte. Allora, adesso che me lo dici, diciamo, posso rivedere alcuni temi propri di questa. Ma è proprio studiato a livello teorico di teoria del cinema. I nostri
teleascoltatori, ascoltatori, viewers, eccetera, diciamo. Viewers, cioè la Nambasi è la storia di questo contingente di mercenari greci, esatto, che vengono arruolati da Ciro per combattere contro il fratello in un tentativo di rivendicare il trono persiano. Durante la battaglia Ciro viene ucciso da un proiettile durante, esatto, lo scontro, e si ritrovano accerchiati, e gli unici che praticamente restano sul campo sono questi mercenari, questi fortissimi guerrieri oplitici greci, esatto, a un certo punto che devono tornare al mare, i vertici di questo gruppo vengono decapitati perché con un inganno vengono chiamati all'accampamento persiano e vengono uccisi. La truppa elegge dei nuovi capi, tra questi anche questo giovane aristocratico ateniese Senofonte, esatto, no? A cui dobbiamo questo libro fondamentale che è la Nabasi, cioè quindi il ritorno verso casa. Sì, chiaramente è speculare rispetto a quello che tu stai raccontando dei guerrieri della notte che fanno questo viaggio. Sì, loro vanno al nord di New York, viene ucciso il leader, loro devono ripassare tutto New York fino ad arrivare al mare, perché nella nave si dice Atalas, Atalas, il mare, giusto, finisce mare, il mare. Ma quante ne sono, incredibili. Per dire, appunto, questo è un tema classico della geopolitica, cioè quindi lo scontro tra la terra e il mare. Tra il grande blocco eurasiatico e le potenze che dominano appunto le rotte. Ma attenzione, qui arriva il punto, cioè non pensi che io penso che la maggior parte di noi allocando nel paniere della cultura e della lettura il proprio tempo, sì, uno lo dedica principalmente a leggere quei giornali che sono di massa o cartaceo. Ma chi è che legge in Italia, scusami, non lo so, chi è che vabbè, è il libro di Giulia Dell'Ellis ha straventura, quindi la gente legge, quindi, sì. No, ti chiedo appunto, secondo te come lo trattano i media, quelli popolari, il tema geopolitico? Non ne fanno una questione troppo, a me questo mi preme, etica? No, allora attenzione, allora diciamo io, proprio in Italia media popolari è chi? Quindi diciamo, non ha pagine, okay. Ti faccio un esempio, cioè in Giappone, che è un paese da 100 milioni di abitanti, i lettori sono 70 milioni, cioè i quotidiani hanno all'edicola vendite che superano i 5 milioni di copie, parliamo di copie cartacee. Ok, sì, sì, sì. Cioè in Italia il quotidiano più venduto ha difficoltà a superare l'acquisto in edicola di 500.000 copie, cioè quindi nessuno di questi media tradizionali è massa. Vabbè, mettiamoci anche i TG. Allora, i TG, diciamo, parlano pochissimo di politica estera, c'è un certo spazio dedicato all'Europa perché tutti abbiamo la consapevolezza che l'Europa, con le sue regole, è in grado fortemente di condizionare l'assetto istituzionale, politico ed economico del nostro paese, quindi almeno uno sguardo a Bruxelles lo diamo. Paradossalmente siamo uno dei paesi che oltre alla Gran Bretagna si occupa delle vicende della famiglia reale inglese, è una cosa assurda, sì. C'è anche un motivo storico. Piuttosto guardiamoci su Netflix la bellissima serie sulla regina Elisabetta, non so se hai visto. Sto seguendo Successione, lo trovo più potente, che in realtà è la storia della famiglia Murdoch, no? Ok, ok. Famiglia di destra che possiede quei media, in particolare. No, perché lo spiego, Salvatore è un grande amante della cultura popolare, pop, fantasy, fantascientifica, quindi poi ne parleremo. Diciamo che questi argomenti hanno diritto di essere incasellati assolutamente all'interno della cornice della cultura. Cioè Joker è un grande prodotto culturale, è oggi, cioè nella storia del cinema, il film vietato ai minori di 14 anni che ha avuto il più grande incasso proporzionato all'investimento. Esatto, quindi cioè, parliamo di un prodotto che ha certamente un impatto sull'immaginario collettivo fortissimo. Anzi, se dovessimo fare un ragionamento su che cosa ha generato anche quest'onda di disaffezione dei popoli nei confronti delle istituzioni, mettiamo in fila Fight Club, V per Vendetta, fino ad arrivare a V di Vendetta. Sì, no, è per Vendetta la traduzione, ma sì. e fino ad arrivare, diciamo, a Joker, cioè certo. È chiaro che Joker in qualche modo rappresenta la rabbia, la frustrazione delle masse popolari rispetto all'establishment, verso che poi certo. Si sfogano nel voto o nel non voto, che qua si tende a dimenticare il 50% degli aventi diritti non vanno negli ultimi 20 anni. Gli elettori in tutta Europa, nei 19 paesi democratici, sono scesi sotto il 75%. Quindi questo è una manifestazione della disaffezione, della rabbia, e quando vanno a votare votano partiti anti-establishment. Quindi cioè, diciamo
quale migliore rappresentazione plastica di tutto questo che non il volto ghignante di Joker? Certo, no? Anche perché so che è stato usato in qualche rivoluzioncina che è partita. Ho visto. Beh, no, sia la maschera, la maschera di Uber Vendetta che di Joker, diciamo, sono le maschere che impazzano ad esempio a Hong Kong, esatto, dove è stata fatta una legge ad hoc. Chiaramente anche in Italia durante le manifestazioni non si può coprire il viso, ma data la potenza iconica di questi simboli, è stata fatta una legge per vietarli, e c'è stato un pronunciamento della Corte Costituzionale che ha ritenuto incostituzionale questo tipo di decisione. Ma infatti, torniamo al tema media e geopolitica, sì. Noi stiamo parlando del TG, magari ci torniamo. La questione Hong Kong è la più calda in questo momento, come la sta affrontando la cronaca nazionale e cosa ci sarebbe da dire? Perché non è che è chiaro a tutti quanti da dove nasce la protesta e come si è sviluppata poi, e poi c'è sempre quel gioco, io parteggio per questo. Ma diciamo che i media occidentali chiaramente tendono a esaltare la rivolta degli studenti di Hong Kong contro il regime cinese. Regime cinese che comunque sta utilizzando una strategia molto più accorta di quella di Tiananmen. Certo. Quindi la Cina potrebbe schiacciare la rivolta in due secondi e mezzo, senza diciamo, in una giornata, sì. Non che non siano state toccate punte di violenza. Certo. Tra l'altro l'altro giorno ho pubblicato un tweet che di alcune foto che ho trovato su degli account che seguono la protesta, dove diciamo questi i manifestanti utilizzano delle armi medievali, cioè delle catapulte, le fionde, gli archi, e in qualche modo rilanciano un immaginario e una modalità d'azione che uno scrittore francese che si chiama Guillaume Fayet aveva descritto come archeofuturista. Cioè, quindi da un lato questa protesta è gestita da degli hacker fortissimi che cercano di bloccare tutto il meccanismo di comunicazione e di monitoraggio, perché oggi se c'è un sistema che in qualche modo rimanda al Grande Fratello certamente è il modello cinese, certo. E quindi spezzare questo, e poi sul campo fisicamente con i One Sense che controllano il Great Wall. Ma allora diciamo la Cina oggi diciamo mostra anche la grande ipocrisia dei signori del silicio della California, no? Che da un lato portano avanti una piattaforma libertaria, ma dall'altra, pur di seguire diciamo il profitto, sono e per entrare nel mercato cinese sono disposti a dire sono disposti a piegare la loro piattaforma libertaria e democratica alle esigenze di controllo. Tra l'altro, visto che parliamo di questi temi, deve essere chiaro a tutti noi che chi diciamo da qui ai prossimi 15 anni avrà il dominio su queste tecnologie creerà una condizione di potere difficilmente scalfibile. Cioè stiamo arrivando e Cambridge Analytics e altri strumenti di questo tipo a un livello tale di pervasività della capacità di orientare, controllare e manipolare l'opinione pubblica e l'emozione pubblica. L'emozione pubblica, il sentiment, certo. Chiamato, cioè che alcune puntate di Black Mirror sono solo l'anticipazione sono futuriste. Anche perché qualcuno dice che Matrix in fondo non è che un documentario. Cioè, tra parentesi, faccio presente una cosa, è ovvio che la Cina ci vada forse coi piedi piombo rispetto a Tiananmen, anche perché oggi è un player internazionale molto diverso da quello che era prima di Xi Jinping, perché oggi Xi Jinping vuole apparire un leader che è in mezzo ai bambini, a Trump, a Kim Jong-un, eccetera, vuole essere quello con cui puoi parlare perché è un po' più responsabile, quindi ci sta anche questo ruolo diverso che gioca nel panorama internazionale. La Cina e lo sviluppo cinese hanno alcuni meriti che non possiamo contestare, cioè aver portato quasi 1 miliardo di esseri umani in una condizione fuori dalla povertà, quasi benessere. Diciamo. Diciamo i parametri di benessere sono dipende. Sì, però diciamo il grande balzo che è stato fatto, cioè il fatto che queste persone hanno delle abitazioni che non sono gli slum, perché il problema qual è? Ogni volta che c'è una rivoluzione industriale, no? Rileggiamo Dickens, no? Gli spiriti animali del capitalismo. Oliver Twist che elemosina un piatto di minestra, cioè quelle condizioni invivibili dove Jack lo squartatore assaliva le sue vittime. In Cina
per la maggior parte, diciamo, delle città non esistono gli slam, cioè il gruppo dirigente del Partito Comunista Cinese è riuscito a traghettare questa massa immensa di esseri umani in una condizione, combattendo anche la sua corruzione all'interno, sì, tutte queste cose. Chiaro che tra ordine e libertà, certo, la libertà è sottomessa al principio di ordine, ma per forza, no? Lì secondo me, diciamo, questo è accaduto e hanno trovato questa soluzione. Cioè, l'altro giorno è stata pubblicata un'infografica sui luoghi dove gli esseri umani defecano in pubblico, cioè diciamo all'aperto. La Cina è riuscita a dare un gabinetto a quasi tutti i suoi abitanti. L'India, che nel famoso acronimo BRICS, no? Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, è la promessa mancata, perché le condizioni di diseguaglianza, di ignoranza, di violenza, ho citato questo episodio del fatto di espletare i propri bisogni culturali in pubblico, perché uno degli ultimi episodi di una violenza castale brutale che abbiamo visto è perché due bambini di una casta inferiore che facevano i bisogni in pubblico sono stati linciati da una casta superiore. Quindi, certo, cioè, pensare che l'India, con cui oggi drammaticamente abbiamo a che fare, l'allaccio al Mittal, possa rappresentare un modello, è, diciamo, demenziale rispetto a tutto questo. Assolutamente. Però la Cina, rispetto a tutto quello che è riuscito ad ottenere, ha alcune fragilità. Mm-hmm. Quali sono queste fragilità della Cina? Mm-hmm. Ad esempio, e Hong Kong lo dimostra, che ci sono delle spinte, diciamo, secessioniste, delle spinte centrifughe, cioè quello che la classe dirigente cinese, e lo dimostra in tutti i film che vengono prodotti in Cina, è il tema dell'unità, perché nella sua storia la Cina è sempre stata divisa. Se noi vediamo quando sono stati scritti i grandi saggi strategici di Sun Tzu e di Sun Pin, è l'epoca dei regni combattenti, perché non c'è stato mai questo blocco monolitico, o è stato, diciamo, nella storia millenaria della Cina sono state breve parentesi. Quindi oggi loro devono preservare questa centralità. E contro chi la devono preservare? Contro gli Uiguri, che sono 35 milioni di musulmani che vivono nel nord-ovest, certo, della Cina. Contro i tibetani, certo, contro Hong Kong. Poi c'è un'altra dinamica che abbiamo richiamato prima: la terra e il mare. Cioè, la terra e il mare oggi hanno in Cina questa semplificazione, quindi la terra, le zone interne che sono ancora povere e arretrate, certo, e Shanghai, Shenzhen sono ancora, cioè, rurali, le grandi capitali dell'innovazione tecnologica, no? Dove vengono prodotti i telefonini e tutti i gadget, device tecnologici che noi utilizziamo. E si può tenere insieme un paese che ha queste fratture così profonde? Senza quel tipo di diciamo organizzazione dello Stato, no. Sì. E poi c'è anche un altro tema. C'è un libro scritto da un gruppo di dissidenti tradotto in Italia con questo titolo. Cioè, può la barca affondare il mare? Può la barca affondare il mare? Ma come? Cioè, è il mare che affonda la barca. Cioè, siamo di fronte a quello che si chiama un Koan Zen, cioè un paradosso che dovrebbe aprirci verso nuovi orizzonti di riflessione. Che consigliato il libro a sto punto. Sì, pubblicato in Italia dalla Marsilio. Allora, la barca è questo gruppo dirigente cinese che fondamentalmente oggi è fatto da ingegneri, da tecnocrati con una formazione ingegneristica. Il mare è il 1,5 miliardi di cinesi. Allora, può questa barca affondare il mare? E qual è il tema fondamentale? La salute mentale dei cinesi. Pochi sanno che il libro che ha fondato la sociologia è stato un saggio scritto da Durkheim sul suicidio. Perché sul suicidio? Perché i passaggi di organizzazione sociale non sono mai, come dire, indolore. Le società tradizionali, quelle, diciamo, ancestrali, vengono definite con un termine tedesco Gemeinschaft, una comunità. Quali sono i principi che tengono insieme una comunità? Certamente il vincolo di sangue, certo, il vincolo familiare, certo, l'onore. Qual è l'altra faccia dell'onore? La vergogna, no? Quindi in questa società valgono questi principi. Tanto è vero che nel buddismo si dice rinuncia all'orgoglio e all'onore perché sono... Però comunque questo, cioè, è una società... Poi quali sono i ritmi di questa società? Sono ritmi lenti perché è una società agricola, artigianale, massimo, certo, che fanno, sì, cacciano, quindi seminano, aspettano che il seme cresca e poi lo raccolgono. Cioè, immaginate una vita così. Fatto, è una vita lenta. Lentissima. È una vita lenta.
Poi a un certo punto c'è la rivoluzione industriale. Allora, l'onore e la vergogna da che cosa vengono sostituiti? Dal contratto. Mm-hmm. Infatti si parla di una società siunalagmatica, cioè che vincola le persone tra di loro tramite i contratti. Certo. No? Certo. Contratti che tra l'altro diventano sempre più asimmetrici, cioè dei big player contro una massa di... non organizzata, senza corpi intermedi. Cioè. Questo qui. Mm. E frenetica, cioè la frenesia. Proprio ad esempio l'incipit del primo libro della trilogia cyberpunk di William Gibson, mm-hmm, dice, no, nell'aria si percepiva un'atmosfera come quella di uno schermo sintonizzato su un canale muto. Quindi questa è come un'energia di fondo, no? Sì. Che però ci tiene sempre svegli, cioè siamo stanchi anche se dormiamo, mm-hmm, perché è come se non riuscissimo mai a disconnetterci rispetto a questa realtà. Certo. E questo ci scompensa. Allora Durkheim che cosa scopre? Che non tutti gli esseri umani riescono ad adattarsi. Momento che cambia batteria. Sì. Abbiamo interrotto la prima parte di registrazione, la batteria si è svuotata. E sì, questa prima chiacchierata. Sì, però fammelo finire questo. Ah, concetto, certo, giusto. Quindi Durkheim che cosa dice? Che il passaggio da una società lenta, a una società frenetica, da una società calda, da una società fredda, non è indolore per tutti gli esseri umani, perché ci sono quelli che non riescono ad adattarsi. E allora che cosa fanno? Si suicidano, perché si rendono conto che quel tipo di vita per loro non è adatto. E in Cina sta accadendo questo, tu dicevi. E c'è anche un altro fenomeno, l'aumento esponenziale delle malattie mentali. Mm-hmm. Cioè, perché le società occidentali sono quelle che hanno il maggior uso di psicofarmaci? Ma come? Questo non dovrebbe essere il paradiso in terra dove possiamo, come dicono le pubblicità, no? Certo. Tutte diventa quello che puoi essere. Tutte le possibilità sono a tua disposizione. Allora, tutto questo crea delle frustrazioni che colmiamo da un lato consumando le droghe, mm-hmm, che sono diventate, diciamo, una cosa, certo, ormai un consumo di massa. Mm-hmm. Cioè i dati sulla cocaina nelle fogne delle grandi città mondiali sono... ci dimostrano che c'è un consumo di massa. E questo è illegale. E poi c'è il consumo legale di psicofarmaci che vengono dati dai bambini fino a quando non muori. Per risolvere queste frustrazioni. E in Occidente, diciamo, per una serie di motivi, riusciamo ancora a tenere sotto controllo. Voi immaginate che quello che è successo in Europa dalla fine del 1600 ad oggi, in Cina sta accadendo nell'arco di 30 anni. Cioè, perché quindi certo, l'accelerazione loro... Oggi i cinesi sono passati, diciamo, da una fase arcaica e contadina, che era quella di Mao Zedong, alla postmodernità, cioè i loro treni vanno a 300 km orari e sono più performanti delle migliori linee di comunicazione europee, o per non dire quelle americane, che invece sono totalmente allo sfascio. Ma questo fa sì che queste persone nel giro di una generazione sono state catapultate in un altro mondo con altre regole. Certo, anche il consumo di cibo è cambiato tantissimo. Il consumo di cibo, ma tutto, il rapporto con i genitori, con la comunità di origine. Anche uomini e donne. Uomini e donne. Quindi diciamo, la tesi fondamentale di questo libro che abbiamo citato prima, Può la barca affondare il mare, è che questo balzo è stato talmente violento e repentino per cui diciamo, l'universo mentale, gli ancoraggi mentali del popolo cinese starebbero saltando. Da qui anche la grande paura, il terrore di coloro che guidano la barca, di tutte le religioni, perché il vuoto spirituale si, mm-hmm, riempie o con le false religioni, quindi le sette, New Age, le droghe, oppure con un credo vero. E soprattutto se tu sei un vuoto spirituale, il vuoto si riempie. Certo. Per questo c'è il controllo costante, no? Certo. E anche, diciamo, un gruppo pacifico come i Fulangong, che sono quelli che fanno il tai chi, mm-hmm, cioè si riuniscono per fare quest'arte marziale dolce, coreografica, vengono perseguitati in Cina come se fossero Al-Qaeda. Pazzesco. Perché, diciamo, per loro non è tanto il terrorismo di chi si fa esplodere, ma di coloro che contestano l'ordine costituito. Certo. E possono riempire con un messaggio spirituale che contrasta i dettami, diciamo, del partito da questo punto di vista. Cioè l'unica chiesa, quindi, dovrebbe essere il partito, in teoria. Oppure le chiese controllate. Certo. Diciamo, si critica molto Papa Francesco, ma Papa Francesco, diciamo, sta cercando di restituire una vivibilità ai cristiani e ai cattolici, diciamo, in Cina, scendendo a patti, diciamo, con l'attuale leadership cinese,
perché questa visione, sembra... perché loro, diciamo, la Chiesa ragiona in termini di eternità. Certo. Quindi dice: nel momento in cui abbiamo i martiri, abbiamo versato il sangue per tenere accesa in questi decenni la fiamma della fede, oggi siamo in una condizione per cui possiamo trattare, facciamo una breccia in questo muro. Una volta che abbiamo fatto la breccia, dilagheremo. Ma, quindi... ma questo però dimostra ancora una volta come, io ci torno, un giorno lo dobbiamo fare, utilità e giustizia. Sì. Cioè, io insisto che secondo me il difetto, torno un po' all'inizio di tutto dove volevo andare, poi è stata una discussione sinaptica ancora più interessante, e diteci voi poi nei commenti se vi piacciono le discussioni così o se volete il centro di qualcosa, ma lì basta consigliare un saggio specialistico se uno vuole rimanere, sì, su un argomento. Però io torno all'inizio di tutta la nostra conversazione, cioè che io quello che noto nel parlare di, diciamo, di geopolitica a livello di comunicazione di massa è un giudizio che si dà prevalentemente etico delle cose, cioè siccome quello è un regime, il mio sistema di valori sono le libertà, non il mio commento alla situazione cinese, per fare un esempio, è sempre negativo in quanto frutto di un sistema che... Allora, attenzione, diciamo, nei confronti della Cina non sono così netti i giudizi, perché tutti abbiamo la consapevolezza che oggi la Cina è un grande player con cui dobbiamo avere a che fare. Quindi, cioè, è l'unico, su questo l'unico, diciamo, che tratta la Cina in uno scontro frontale è Trump, perché tra l'altro la piattaforma elettorale con cui Trump ha vinto è una piattaforma anticinese basata sulla reindustrializzazione, contro gli automatismi, contro la localizzazione, la delocalizzazione, eccetera. Sì. Quindi lui è l'unico chiaro. Esatto. Tutti gli altri hanno delle posizioni ambigue, dai signori del silicio, passando per la Merkel fino ad arrivare all'Italia, che è proprio... in assoluto, diciamo, il solito paese lecchino. E quindi, diciamo, questo è un tema più delicato. Dov'è che proprio, diciamo, si arriva a dei livelli parossistici? Ad esempio la situazione medio orientale, cioè Assad, che viene dipinto come un macellaio, e non ci si rende conto che in qualsiasi momento, da quando è scoppiata la contestazione ad Assad, certo, fino ad oggi, se si fosse andato a libere elezioni avrebbe stravinto. Di nuovo. Come anche Putin. Certo. Non di nuovo, perché non si è mai votato. Ah, cioè, certo, diciamo, è un'autocrazia. No, si è votato in Siria. Ma ci sono delle elezioni svuotate di significato politico. Vabbè, certo, sì, ovvio. Diciamo, la famiglia Assad è padrone della Siria, ma non è che vince perché è padrone della Siria, perché è il garante dell'unità, certo, del paese, padre, e della sicurezza, certo, e di tutti. Quindi lo stesso discorso vale per Putin. Ma infatti il mio giudizio, cioè, quindi... io dico, quello che posso fare io da uno che legge notizie, lo posso dare il mio giudizio su Assad. Se però poi devi considerare, è come quando abbiamo voluto giudicare Saddam Hussein, allora diciamo una cosa, e tutti questi personaggi, esistono dei diritti universali che sono sanciti dopo la rivoluzione francese e le importanti dichiarazioni che hanno accompagnato, diciamo, la storia dell'umanità, certo, no? Perché altrimenti ci saremmo arresi a una visione nupziana, l'uomo è il lupo per gli altri uomini. Invece, diciamo, la nostra speranza è che ci possa essere una capacità di colmare, certo, le due polarità del mondo, quello che dicevi tu, no? L'utile e la giustizia. Perché noi tutti ci rendiamo conto che l'utile si ottiene con la forza, certo, e raramente, diciamo, ha a che fare con ciò che è giusto. Noi vorremmo avere delle istituzioni politiche, dei meccanismi di gestione dei rapporti tra gli esseri umani e tra i popoli dove utile e giustizia, sì, fossero sovrapposti. Certo. Diciamo, non è così, magari, come la vediamo. Però è chiaro che noi dobbiamo avere sempre una stella polare che orienta la nostra azione, no? Cioè, perché altrimenti... Beh, noi, su questo un po' sono in disaccordo. Cioè, fammi sentire. Cioè, nel senso, la politica non può avere la giustizia come stella polare. Perché no? Altrimenti è una brutale lotta di potere tra bande aggregate intorno ad un leader che cercano di conquistare... Ma è quello, cioè sperare che sia qualcos'altro. Cioè la politica segue delle dinamiche che sono troppo utilitaristiche per sperare che seguano dei principi di giustizia. È come volere, quando qualcuno adesso nei commenti degli ultimi video mi parla di "io critico questo governo attuale", mi dice "ma tu sei renziano e critico", io dico "vabbè, ma Renzi ha fatto un'operazione di tattica politica, è diverso". E loro mi dicono "come fai a differenziare?". No, perché sì, però anche qua, cioè il tema, allora tu hai perfettamente ragione nell'orizzonte contingente, no? Cioè quello che accade sotto i nostri occhi, ma il progresso, il presunto progresso è proprio questo cammino che generazione dopo generazione si fa per chiudere tutto questo. Cioè, allora,
Ma non deve essere la società che deve andare. La politica è un driver fondamentale della società, no? Sì, cioè, è ovvio che lo sia. Allora, il tema è questo. Cioè, i miei nonni erano analfabeti. Io ho un dottorato di ricerca e una seconda laurea. Questo è stato possibile perché certamente il modello educativo a cui i miei genitori e i miei nonni ci hanno orientato è stato quello dello studio come strumento di crescita, prima personale e poi sociale. Okay. Ma dall'altra perché le classi subalterne di questo paese hanno avuto la capacità nei decenni di orientare il sistema politico verso maggiori opportunità per tutti. Poi è chiaro che dipende da chi li riesce a cogliere, ma la grande trasformazione dei partiti di massa, il Partito Popolare, il Partito Socialista, anche il Partito Comunista, è stato quello di raccogliere le istanze che venivano dalle masse popolari. Quindi, cioè, con un compromesso sempre. Sì. Oggi diciamo il paradosso qual è? Che ieri le masse popolari chiedevano l'accesso all'istruzione, cioè volevano crescere, oggi la risposta della politica è il reddito di cittadinanza, certo. Cioè è il livellamento verso il basso e dire tu stattene, diciamo così, continuati e io ti do, diciamo, il contentino. Certo. Invece no, quello che dobbiamo chiedere è che ci siano scuole, che ci permettano di comprendere la realtà complicata intorno a noi, che ci diano questi strumenti. Però qua siamo a un altro livello, cioè nel senso, sono d'accordo, perché è vero che la politica nostrana, ma potremmo dire delle democrazie europee, cerca di andare verso le istanze interne dei paesi, però anche tu prima all'inizio abbiamo detto che qui siamo totalmente disinteressati, un po' l'Europa è disinteressata a tutto quanto il resto, quindi sperare... No, in questo diciamo l'Italia è una condizione veramente paradossale, sì. Cioè un paese dove non si legge, non si studia, non ci si informa, dove appunto Maria De Filippi è il più potente opinion leader in grado di orientare, diciamo, gli umori delle masse, e non è un caso che i politici vanno da Amici, certo, vanno dalla Barbara D'Urso, perché ritengono che quello sia lo spazio pubblico all'interno del quale inserire il loro tipo di messaggio, perché stanno assecondando totalmente, sì, quello che no, non è che... Ma Gramsci lo diceva, cioè io scrivo non in modo semplice, ma scrivo affinché il popolo si impegni ad arrivare a capire le cose. Non è che lo devo dire per forza in modo difficile, ma se io ti do tutto predigerito, ma tu quale tipo di sforzo etico intellettuale devi fare, no? Anche per seguire questo video, no? Certo. Cioè, lo devi fare perché ti vuoi informare, quindi perché è così importante il vocabolario, che è uno strumento totalmente negletto, perché tante parole che sappiamo usare ci permettono di esprimere in modo sempre più raffinato il nostro pensiero, di essere, diciamo... Ma questa cosa non la dice solo Gramsci, la dice anche un altro pensatore incredibile italiano contemporaneo, dice Gualtiero Cannarsi. Gualtiero Cannarsi, che sarà ospite qui il 29 novembre a Wide Open a Teramo, sta facendo proprio una discussione su questo. Dice: allora, voi siete abituati a un linguaggio semplificato, con pochi vocaboli, quando l'opera assolutamente ha un livello di complessità di linguaggio talmente grande che nessuno vuole fare lo sforzo di lasciarlo così com'è. Quindi perché mi criticano? Mi criticano perché non c'è una predigestione, sì, ok? Sì. E quindi però va anche detto, è vero, ci sono dei successi editoriali che vanno in questo senso, per esempio Marco Longo, La lingua geniale, no? I libri dedicati al latino, perché ci rendiamo conto che questi strumenti linguistici, euristici di comprensione ci danno una consapevolezza diversa e anche un potere diverso sulla realtà. Cioè, perché se io la riesco a descrivere, no, la posso anche dominare, chiaro, la realtà, no? Chiaro, chiaro. Se invece, diciamo, sono un analfabeta funzionale, subisco, diciamo, questi strumenti, le capacità manipolative e quant'altro. Chiudiamo, quindi, chiudiamo, sì, perché so che devi andare, ma ci saranno tantissime altre discussioni. Beh, se il nostro pubblico, diciamo... Ah, no, a me non mi importa niente, cioè non... A me proprio non mi importa niente. Secondo te però quali saranno i commenti a questo primo video? Cosa ti aspetti da questa sortita su YouTube? Io mi aspetto commenti in realtà positivi, perché... allora, io, diciamo, insegno all'università, faccio tantissima didattica e su 365 giorni, 100 giorni sono dedicati agli incontri con il pubblico, e vedo che le persone, rispetto al contenuto, possono essere d'accordo, certo, o non d'accordo, ma apprezzano un approccio di questo tipo, cioè hanno voglia di chi, diciamo, non si accontenta degli stereotipi, che oggi, diciamo, lo dicevo anche a degli amici tedeschi con cui sono stato a cena
all'inizio di questa settimana. Cioè, gli stereotipi sono diventati una lente deformante in grado di condizionare le nostre relazioni con gli altri, sia singolarmente che come collettivo. E c'è una frustrazione profonda, perché poi, diciamo, le persone ti trattano come le tratti. Quindi se tu tratti il tuo pubblico come un pubblico cosciente, un pubblico fatto di persone che vogliono crescere, che si vogliono documentare, cioè non dimentichiamo anche, oggi no, si dice i media assecondano le persone, non è vero, cioè abbassano il livello qualitativo e va sempre giù, ma quanti prodotti di grande qualità sono stati, diciamo, generati in passato dalla televisione e oggi anche si trovano delle masterclass spettacolari. Masterclass, mamma mia, incredibile, 200 sì. euro, c'è cioè il sapere divulgato dai più grandi del mondo. Veramente c'è la possibilità di 200 euro. Però deve essere chiaro, cioè noi dobbiamo superare questo messaggio che ti dice no, tu sei, vai bene così come sei. Non è vero, nessuno di noi va bene com'è. Cioè la vita è una crescita e bisogna apporsi sempre degli obiettivi sfidanti, cioè che ci facciano fare sempre un passo in più nella volontà, nel carattere, nell'approfondimento, nella crescita. Cioè non ci dobbiamo accontentare, perché altrimenti anche il processo di crescita rimarrebbe fermi, no? Ma infatti io adesso che ho detto tutte queste cose penso, ma quando si è seduto alla mia scrivania ha visto il libro di Ciccio Gamer di Battista, ho detto ma che ha pensato di me? No, ma a parte che, diciamo, è una mia attitudine il non giudicare, perché la trovo una cosa veramente negativa che non ci fa mai arrivare alla comprensione dell'altro. Il giudizio è il 99% delle volte un pregiudizio, cioè una visione ristretta di dell'universo fantastico che si nasconde dietro la crescita. Maschere, perché poi tutti noi siamo una maschera. Se ci interessa, diciamo, chi è la persona o le persone di fronte a noi, dobbiamo avere la capacità di scavalcare queste costruzioni sociali e di entrare in sintonia profonda e umana. Questo è il tema. Io e te ci siamo scoperti a una manifestazione bellissima che organizza Salvatore, dove io portai per la prima volta che andai una conferenza sulle serie TV, dove però mi fermavo tipo 80, 40 minuti su 60 sulla serie West Wing, del presidente. Che io amo, che invece diciamo tu trovi troppo idealistica. No, io dico che idealista, ma nel senso positivo, tant'è vero che è la mia serie preferita e poi certamente conosco. Sì. Comunque, grazie Salvatore per questa prima chiacchierata, ce ne faremo tante altre. Per seguire Salvatore su Twitter, penso che è bella. Sant'Angelo_S_ _ _S. 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 _